Siamo consapevoli di essere liberi. È così, scegliamo la scuola, la carriera, con chi, dove e come vogliamo vivere, ma chi di noi ha la sensazione di sentirsi libero? Alzarsi presto, passare la giornata nel traffico, studiare cose inutili. Abbiamo imparato a sopportare qualunque cosa per riuscire a costruirci un futuro migliore. Ogni sacrificio è un potenziale gradino verso la libertà economica e sociale, ma ogni sacrificio è anche una scatola, è un obbligo, una cosa che ci imponiamo, un vincolo che finisce con il contenere il nostro senso di libertà. Scatola dopo scatola, la sensazione di libertà viene rinchiusa in spazi sempre più ristretti, fino a diventare quasi impercettibile. Siamo tutti persone libere, ma chi di noi può sentirsi davvero libero? Punto del viaggio non avevo più residui di stress dalla vita precedente, non avevo preoccupazioni, non avevo più vincoli temporali da rispettare. Iniziavo a sentirmi anche più sicuro di me stesso e più consapevole, ormai ero in viaggio da qualche mese. Per la prima volta iniziai a sentirmi libero, veramente libero. Mi alzavo quando mi pareva, facevo quello che mi pareva, quando mi pareva, come mi pareva. Ho comprato una moto e mi muovevo in assoluta libertà. Questo sicuramente ha reso il mio viaggio in Vietnam qualcosa di ancora più meraviglioso. Un'ora di macchina, 2 ore di bus, mezz'ora di barca e un'altra mezz'ora di bus. Sono arrivato, sono a Cat Ba. Affrontare le mie paure è stata sicuramente la scintilla che ha cambiato qualcosa. Quell'ansia che ti alza il battito cardiaco al massimo, ma allo stesso tempo è eccitante. Ecco, affrontare questo tipo di paure mi ha permesso di prendere quella giusta consapevolezza e spensieratezza che mi hanno permesso di cambiare completamente spirito. Non so cosa faremo con questo. Adesso vedremo dove ci portano. Siamo arrivati al confine. Ah, cosa ne dite? Non è uno spettacolo, non fa più di 80 all'ora, però è un trattorone, va su in salita, discesa, va ovunque, in mezzo all'acqua, fighissimo. Adesso sono a Ninh Binh, è a 1 ora e mezza da Hanoi. La mia scintilla è scattata proprio qui, nel viaggio tra Ninh Binh e Phong Nha. Sapevo che era il viaggio più lungo, la tratta più complicata anche di tutto il mio viaggio in Vietnam, però avevo comprato la moto da pochissimo, ero ancora eccitato a qualunque cosa incontravo, quindi mi fermavo spessissimo a fare foto, a fare video. Ah, oh, decisamente meglio. E me la sono presa con troppa calma. Sono arrivato al confine dell'ultima riserva alle 6 di sera. Mi fermo con la moto per fare una pausa prima di entrare e vedo che perde olio. Leva del cambio che sta uscendo, però vabbè, a parte quella che si sistema al volo, sta perdendo olio a manetta. Sono tornato indietro, sono tornato nel paese e ho cercato il primo meccanico.
giro di un'ora mi sistema la moto, lo pago meno di 15 euro. Frizione e i cuscinetti del cambio, adesso non perde più e anche il cambio va in una bomba, adesso è come nuova. Via. Il meccanico, per pulire tutti i vari pezzi, ha preso anche la benzina del mio serbatoio e quindi mi sono ritrovato che dovevo anche fare benzina. Cerca in tutti i paesini un ATM, che è rarissimo. Prelevo, cerca il distributore aperto, sono le 8:30, non sapevo che cosa fare. Entro o non entro nella riserva? Rimango nel paesino, ma dovevo bussare nelle case, oppure entro nella riserva, col buio pesto ovviamente, non c'era neanche la luna o le stelle. Come potete immaginare, ho scelto di entrare nella riserva. Il fanale della moto non illuminava oltre 2 metri. Quando acceleravo, quando frenavo, illuminava appena dopo la ruota. Quindi ogni volta che trovavo un ostacolo, un albero caduto in mezzo alla strada, buoi, ho trovato cervi, ho trovato di tutto, ogni volta che frenavo non vedevo più niente. Ho attraversato un momento di panico. Tremavo nella moto, ero durissimo, con le mani fisse nel manubrio, mi stavo pentendo di quello che avevo fatto. A un certo punto mi sono fermato, ho guardato il cellulare per capire quanto mancava ancora, mi sembrava fosse passata mezz'ora, in realtà erano passati 10 minuti. Lì, sconsolato, ho mollato un grido. Da lì mi sono improvvisamente un po' tranquillizzato. Ho iniziato con calma ad andare verso Fauna. Trovavo comunque animali, avevo i pipistrelli che mi battevano nel casco. Oltre a questo non ho trovato altra anima viva. Sono arrivato che ovviamente tremavo, ero comunque tesissimo, però mi sono goduto quella parte di viaggio. Mi sono detto: tieni la calma e guida. Sei in viaggio per queste esperienze e adesso goditele. E effettivamente, nonostante la fatica, perché non è stato facile, ma così ho fatto, mi sono goduto quel momento. Ad Alat sono andato in un ostello fuori dal centro, era una sorta di ritrovo per motociclisti backpackers. Pioveva, da Alat ha un tempo completamente diverso, fa anche un po' freddo, quindi eravamo tutti nel terrazzo a guardare la pioggia, a guardare le 20 moto parcheggiate e a raccontarcela. Il tema del giorno era la polizia, perché in Vietnam appena compri la moto ti dicono subito che se ti dovesse fermare la polizia devi accelerare e correre. Quindi ognuno raccontava le proprie esperienze, mi sono sentito di essere nel posto giusto, ho iniziato a pensare a dove ero qualche mese prima e dove ero ora, e è stata una sensazione bellissima, mi sentivo nel posto giusto, nel momento giusto. Il giorno dopo sono partito alla volta di Saigon, Ho Chi Minh, come lo vogliamo chiamare. È iniziato a piovere a dirotto e a un certo punto non si riusciva a vedere neanche oltre 2 metri di distanza, quindi tutti quanti ci siamo fermati. Vedevamo l'acqua che saliva. Quando ho visto che l'acqua arrivava ormai, aveva superato le mie scarpe, ho preso la moto a mano, l'ho tirata sotto una tettoia, una capannina. Nel giro di 10 minuti l'acqua era alle ginocchia, si era formato un torrente. Fortunatamente da lì a poco ha smesso di piovere e nel giro di mezz'ora si è anche asciugata l'acqua, però anche lì diciamo che non è stata una cosa facile, anche perché c'era chi con la forza dell'acqua cadeva, è stato un po' trascinato, insomma non è stato un momento tra i più facili, però anche quello mi ha aiutato. Gli imprevisti succedono in ogni caso, sempre e comunque, quindi è inutile preoccuparsene prima, bisogna partire preparati e con calma affrontare quello che si presenta.
come avrete capito, ho dei ricordi meravigliosi del Vietnam. Comprare una moto era un sogno, non ci avrei neanche mai sperato prima di partire. Mi sono divertito un sacco, ho visto posti incredibili e non posso che suggerire a tutti quanti di visitare e di provare le stesse emozioni che ho provato io in un viaggio del genere. Spero di avervi trasmesso un po' queste cose con il video e ecco l'elicottero giusto in questo momento, quindi vi saluto, chiudo velocemente. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace o seguite il canale per vedere anche i prossimi video, sapete che mi fa molto piacere e ci vediamo al prossimo. Faccio vedere la sorpresa di questa mattina. Per arrivare a questi livelli ce ne vuole veramente, eh? Ma come si fa? Ma come si fa? Adesso cosa faccio? Mi tocca buttarle via. Come posso andare in giro con sta roba?